Ragazzi, rieccoci con il Chievo Verona che incredibilmente si è diciamo, alzato di nuovo la testa e ha messo tre vittorie consecutive nel suo bottino delle ultime tre giornate di campionato disputate. Siamo qui. Se giochiamo con questo passo, ritengo che ci possiamo salvare. Allora, adesso abbiamo la Fiorentina, tanto sono arrivati dei rinforzi ed è chiaro che dobbiamo continuare su questa strada. Allora, prossima partita, facciamo la formazione insieme. Pavoletti direi che anche no, di toglierlo perché ho bisogno di gente un po' più veloce qui. Fernandes anche io direi di metterci, anzi metterci nessuno, lasciamo lui. Abbiamo Parolo da questa parte che gioca come mediano, quindi centrocampista centrale. Viola io proverei a mettere lui, vediamo se è più mediano, è uguale. Parolo però è molto più destro. A sinistra potremmo mettere anche Torres volendo, però vabbè. Facciamo così. Mamadou Diallo, Kanté, scusate, abbiamo Gritsenko che è un nostro nuovo arrivo al centro della difesa, poi io ci metterei Pinjaker. Per il resto direi di non toccare assolutamente nulla. Ailton purtroppo ancora indisponibile. Abbiamo Allen però al posto di Parolo, io metterei lui perché Parolo è più vecchio, potrebbe fare un po' di panchina questo Parolo. Ragazzi, cosa vi devo dire? Non devo dirvi niente. Diamo solo il contropiede alle due punte e niente. Andiamo in campo, in casa, con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Vediamo le maglie, direi che così possono andare bene. Facciamo lo stadio, perfetto. E andiamo in campo. Non so più cosa dire, mi sono arrabbiato molto nelle scorse partite, soprattutto con degli arbitraggi veramente, chiedo scusa per le parolacce, però veramente una razza gli arbitri davvero che dovrebbero togliere, boh, lasciare tutto al caso e tutto al VAR, tanto non servono a niente perché fanno solo delle minchiate tutte le volte. Piove, pioviggina a Verona, quindi siamo pronti, quarta giornata di ritorno, Borrelli. La palla adesso a Viola che sul mercato ormai vecchio non può più tenere ancora. Viola, pallone a Crisatenco, Torres, pallone a Mamadou Kanté, ancora la palla a Torres che si sovrappone, palla adesso a Viola, la gira bene per Gnambò che va via in velocità, parte il tiro e la parata del portiere della Viola, Biraghi. Lancio per João Pedro, ha preso la Fiorentina, capito. Fernandez, poi Torres ancora, manovra. Palla verso Mamadou Kanté, c'è spazio. Pallone a Torres, adesso Gnambò. La tiene lì, la offre a Fernandez. Parte il tiro e c'è il gol. Mamma mia che piede che c'ha questo signore. 1-0 Chievo, sempre composto mister Capobianco perché sa che la strada è ancora lunga. Mamma mia che giocatore che ho comprato qua. E 1-0 sulla Fiorentina, bastato qualche rinforzo. Amrabat non ci crede. Ma guardate cosa ha fatto Gnambò qui, che palla che gli ha dato. Stop, pallone in mezzo, Fernandez, tiro d'esterno sotto la traversa. 1-0 Chievo. Riparte Torreira che mi piacerebbe avere a Verona. Milenkovic lancia in avanti, bravissimo Pinzger, la lascia scorrere, poi ricorda Torreira, Ricci che era del Torino, si vede che l'ha venduto. Questi sono gli affari che sa fare Cairo. Ojodoga, pallone verso Borrelli, pallone in mezzo adesso verso Gnambò, parte tiro e la parata. Mamma mia, che bel Chievo, sono bastati un po' di rinforzi per far rinascere questa squadra. Fernandez, adesso possiamo dire che stiamo giocando abbastanza bene. Fiorentina che non riesce a uscire, ora lo fa. Attenzione. Ancora
con Tutino, Tutino che avanza, chiuso, grande, Crisatenco, come cazzo che si chiama, Crisatenco, dai, diciamolo così. Mamadou Kandé, pallone Torres, che sta giocando un grande campionato Torres fin qui. Fernandez, Allen, pallone adesso Niambò, arriva la palla Borrelli che la controlla, prova a farla sua, niente da fare, recupera la Viola. Attenzione, deve chiudere Grisatenco, esci, no Pedro, mamma mia, cosa si mangia, meno male. E adesso chiama tutti i suoi geni, anche lui è sul mercato, stiamo cercando un portiere un po' più forte. Grisatenco, pallone Torres, la manovra verso ancora Mamadou Kandé che fa andare Niambò, che la tiene lì, Niambò, ancora gioca bene, palla sulla fascia per Mamadou Kandé, mette in mezzo, mamma mia Borrelli, ci stava per arrivare, e adesso João Pedro, e all'andata ci ha punito quando era col Cagliari. Attenzione Tutino, esce bene Pignacher. E allora 1-2, arriva Fernandez, allunga la palla Borrelli, gioco di gambe anticipato da Anco. E adesso la Viola, ancora pallone verso João Pedro, fermato da Crisatenco, ancora Fiorentina che manovra adesso con niente Mamadou Kandé, ma forse c'è fuori gioco, e difatti così. E allora andiamo avanti con il Chievo che batte il suo calcio di punizione con Jenny per Pijaker, Viola fa andare l'ottimo Torres, palla verso Niambò, la tocca per Borrelli che entra in aria, carica il tiro, niente, non ci arriva. Ricci, Biraghi, Fiorentina che non riesce tanto a muoversi negli spazi, Torreira, lasciamo che corra lui, rilancio ancora in avanti, ancora la difesa del Chievo che manovra bene col pallone nei piedi, ancora Grisatenco, Pijaker, può andare in avanti Pijaker, si propone, fa una lunga cavalcata, palla verso Borrelli, Borrelli la tiene lì, bravissimo a toccarla adesso per Ojodogan, poi rilancia la Fiorentina, la mette giù Tutino e viene messo giù. Scusate, e c'è il cartellino giallo. Siamo in fase di mercato, si stanno rinforzando un po' tutte, giustamente. Biraghi rilancia in avanti la palla. La palla rimane di João Pedro. E c'è il gol. E c'è il gol della Viola con João Pedro. Incredibile, incredibile. Mette giù il tiro. Jeremy, vai a prendere farfalle, Dio fa, cosa c'hai, l'olio su quei guanti. E allora Viola, Niambò, pallone in mezzo adesso Fernandez, tocca in direzione di Borrelli che la mette giù, pallone ancora in mezzo, Fernandez batte il tiro, niente da fare, Dragoschi, 1-1. Rilancio in avanti, ancora Chievo Verona, ancora Niambò che però era in fuori gioco, si ritorna da Milenkovic che può battere lungo, pallone verso Tutino, bravissima la difesa del Verona che ora chiude, attenzione con Borrelli che prova questo lancio, mette giù quasi Niambò, c'è calcio di punizione, fallo della Viola, grande lancio di Borrelli, ed ora proveremo con questo signore qua, vediamo se riesce, niente, tutti sinistri, quando voglio un destro sono tutti sinistri. Adesso Torres, parte la fucilata di Torres, il palo, ma porca puttana che palo che abbiamo preso, mamma mia. Shodogan, diamo Torres, bella la palla adesso in mezzo, messa
Mamma mia. Ancora Fiorentina, attenzione che qui pasticcia la Viola. Esce la grande, però rischia. Amrabat mette in avanti questo pallone Viola, colpo di testa, pallone che rimane lì. E allora Torres, e poi ancora subito Pinjaker che manovra il pallone su Fernandez. Palla data verso Shodogan, non c'è movimento, si torna da Fernandez, l'appoggia verso Viola, di prima verso Borrelli, la mette in mezzo per Gnambò, Gnambò, Gnambò. Boh, ha provato a piazzarla, niente, fuori. Comunque questo Borrelli è un ragazzo davvero interessante, l'abbiamo preso dalla primavera, insomma, non è un fenomeno, deve crescere. E niente, allora non riusciamo a sfondare, proviamo a mettere un po' più di velocità. Mettiamo Conan e vorrei spostare Torres da questa parte. Il resto mi sembra che stia funzionando tutto abbastanza bene. Il resto, vabbè, un punto che però fa sempre classifica, fa sempre classifica. Siamo messi davvero male, bisogna crederci e lottare su ogni pallone. Milenkovic, lanci in avanti di Odriozola, Pinjaker, attenzione, facciamo cazzate, Crisatenko, Oshodogan, pallone a Torres che adesso può avanzare, può portare palla, l'allunga, il tocco all'indietro, niente da fare, non mi è venuto. E allora Conan si perde, Amrabat prova a rilanciare in avanti l'azione della Fiorentina, ancora il tocco, bravo Allen. Può avanzare, bello, ancora Viola, Viola, pallone in mezzo, Fernandez che la tocca ancora per Gnambò, niente da fare, si fa anticipare, subito chiusa da due. E allora la Fiorentina che adesso può andare, pressa molto e abbastanza bene il Chievo Verona. Torreira, piacerebbe davvero averlo questo qua. Colpo di testa, attenzione che la palla sfila via, arriva Panico, Panico mette giù il pallone, grande intervento di Oshodogan che può far ripartire l'azione del Chievo. Subito di prima, allora andiamo, andiamo con Conan che si allunga il pallone, Conan, 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 pallone in mezzo, ancora Conan, e c'è il gol, grande azione di Conan. 1-1 Chievo, mamma mia che contropiede. Ve l'ho detto, avevo bisogno di giocatori più veloci lì davanti, non mi sono sbagliato. Esplode il Bentegodi, può essere un gol molto importante. Ma che bella azione, guardate, Conan. Pallone Oshodogan, di ritorno, gran tiro Dragoschi qui, non ci può fare nulla. La fucilata di Conan. Siamo ancora con Milenkovic, Amrabat, Bonaventura, adesso non dobbiamo commettere errori, dobbiamo tenere duro, lancio adesso in avanti, colpo di testa, la palla ancora messa giù da Conan che adesso può andare, partire in profondità, ancora gli 1-2 che funzionano molto bene adesso, bravo Viola, pallone verso Gnambò, mi tocco ancora verso Viola, adesso Fernandez con calma, allarga ancora per Mamadou Kandé che chiama l'1-2, le viene dato, vai Mamadou, mette in mezzo il tiro, mamma mia ragazzi, mamma mia, Mamadou Kandé è forte, eh. No Pedro, attenzione, la palla verso Tutino, lo contrasta, grandissimo Jodogan, mamma mia. E andiamo, si riparte con Torres, Torres, pallone in mezzo, palla di ritorno troppo corta. Biraghi. Bonaventura pressato, perde palla da Fernandez. Bonaventura, attenzione. Gnambò, Gnambò, Gnambò. Aspettiamo l'inserimento di qualcuno che arriva adesso con Mamadou Kandé. Pallone d'Allen. Va via Gnambò. Parte il tiro. Madonna santa, era gran parata di Dragoschi. È stata rigenerata questa squadra con dei belli acquisti, non fenomeni ma che servivano. Intanto entra Saponara, esce Tutino, attenzione, ancora Mamadou Kandé,
Candela, mette in mezzo, colpo di testa. Mollo, dai. Recuperiamo palla. E ancora con Alain. Parte tiro, la palla fuori. Madonna santa. Questo è quello che voglio vedere io. Questo è quello che voglio vedere giocare a pallone. Così. Viraghi. Lancio ancora in profondità. Esce bene Chievo Verona. Attenzione però. La palla verso Amrabat. Chiuso. Mamma mia. E Allen non lo molla. Sta sempre lì. Dalla portiere, vedo già pasticcio qua, dalla portiere per favore. Vai Jeremy, intanto alziamoci un po'. Gun, Torres, pallone indietro, ancora Pinge che si propone in avanti addirittura, bravissimo, crea superiorità numerica. Ancora Pinge che ha il pallone in mezzo, adesso la palla verso Conan. Mamma mia. 79esimo ragazzi. Ancora Mamadou Kandé che va a recuperare questo pallone. Pinker, Allen, può andare in avanti, Allen, ce l'hai lì, bravissimo. Girala di là, grande Fernandez. Pallone per Torres che adesso controlla, la tocca per Conan. Parte il tiro, deviato. Arriva a mettere in angolo poi Buonaventura in rimessa laterale, siamo all'83esimo, esce Mamadou Kandé, entra Ventola e anche per la Fiorentina un'altra sostituzione. Dobbiamo tenerla qui la palla, manca poco, non facciamo cazzate. Fernandez, pallone in mezzo, il tiro, che gol, mamma mia che gol, Allen, e chiude la partita. Mamma mia che gol Allen, porca puttana che tiro, se lo merita, ma che gol, io l'ho vista fuori, ma guardate, stop, gran tiro, mamma mia che gol, hashtag Allen, il vichingo di via Filadelfia Torino, barriera di Milano, pallone, zone granata, cioè senza neanche un domani. Pallone in mezzo, attenzione, colpo di testa della Viola, angolo. Ragazzi, da come eravamo, mamma mia, quattro vittorie di fila. Entra Falco, esce Fernandez, non ne poteva più. Colpo di testa, niente, palla fuori. Il Chievo fa sua anche la partita di ritorno con la Viola. La palla ancora verso Torres. Mamma mia, volevo fare il numero. Torreira lo ferma. E allora João Pedro. Fermato subito. Falco. Palla in mezzo. Ancora Falco. Pallone in mezzo. Ancora di ritorno. Parte il tiro. E non scende la palla. E non scende. Mamma mia. Mamma mia. Usciremo tra gli applausi perché è questo che vogliamo vedere giocare a pallone, è così che si gioca a calcio. Miraghi, questi lanci quando perdi non servono a nulla, è palla persa in PES con questi lanci. Tempo che sta per andare a finire, grande quel colpo di testa. Abbiamo preso 6 punti alla Viola, mamma mia, 1-0 all'andata e pesantissimo 3-1, quasi 3-2. Al ritorno e finisce così, Fernandez, Conan, Allen e João Pedro e la Viola è battuta 3-1. Mamma mia, che cosa stiamo facendo, che miracolo che stiamo facendo qui, da come eravamo penultimi. Chievo Fiorentina 3-1, Udinese Bologna 2-2, a Torino Sassuolo batte Torino 4-2, Roma batte Venezia 3-0, Sampdoria 0, Milan 2, Juventus Parma 1-0, Lazio Napoli 0-0, Inter Atalanta 1-0, Cagliari Empoli 0-1, Monza e Verona 0-1, classifica
Juventus sempre più al comando, 50 punti, Inter 47, Udinese 42, Atalanta Roma 41, Milan 40, Lazio 35, Napoli 34 e poi via via le altre. Dopo Sassuolo inizia la zona calda, siamo a più 3 dalla retrocessione, ma non bisogna abbassare la guardia, c'è ancora tante, tante, tante partite da giocare, quindi bisogna stare molto attenti. Le prime 10 le dobbiamo incontrare ancora tutte, quindi vi lascio immaginare. Quindi una la incontreremo poi nel prossimo episodio, che è la Roma. Mamma mia, la Roma. Vabbè, ragazzi, ci proviamo. Ci proviamo. Va bene. Grazie, per adesso è tutto. Vi do appuntamento alla partita all'Olimpico, se non sbaglio, con la Roma, vero? Sì. E ci rivediamo. Ciao a tutti.